Host 2023 continua, ci troviamo allo stand di Rea Vendors Group, una delle aziende italiane più antiche nel settore della distribuzione automatica e la costruzione di macchine da caffè, tabletop e freestanding, e ci troviamo in compagnia di Andrea Pozzolini, l'amministratore delegato dell'azienda. Andrea, è un gran piacere ritrovarti dopo un po' di mesi. Come sempre, il piacere mio, ogni volta ci divertiamo. Ci divertiamo è la parola giusta, perché ogni volta che vengo nel vostro stand trovo tanta allegria, molta leggerezza, voglia di presentare sì i prodotti nuovi, ma non è quello il principio, voglia di presentare l'azienda e il suo modo di fare business. Mi fa piacere perché hai colto veramente il messaggio che vogliamo dare, cioè qui le macchine sono soltanto un richiamo a quello che facciamo, ma nella realtà vogliamo che arrivi come noi facciamo il lavoro che tutti i giorni impegna le nostre 450 persone. Quindi è bello che tu abbia detto quello che hai detto, perché è proprio quello che vogliamo che si portino a casa le persone che passano di qua. In genere io dico dopo la presentazione dell'intervistato: e allora che cosa avete presentato qui, o meglio che cosa state presentando nel corso di Host 2023? Ma la domanda è quasi futile in questo caso, perché state presentando voi stessi. Sì, è chiaro che i prodotti ci sono perché devono supportare poi il lavoro, perché sono comunque degli strumenti professionali. Il fatto di averli presentati in questo contesto dimostra come il vending possa ambire a stare dove magari fino ad oggi non si pensava che potesse stare. I livelli di qualità sono cresciuti, la qualità non è solo la qualità di quello che dà in tazza, che per noi è sempre stato molto importante, ma è soprattutto la qualità di un'esperienza complessiva. E quindi l'ambientazione, il fatto che le macchine si possano integrare in quella che io voglio definire l'identità che il nostro cliente vuole avere nel servizio che vuole dare ai propri clienti. Ed è il motivo per cui noi abbiamo sempre di più accentuato la nostra capacità di personalizzare, di essere tailor made, veramente un po' come il sarto. Noi abbiamo solo macchine di qualcuno, produciamo le macchine per qualcuno, e il nostro piacere è poter lavorare con i nostri clienti per costruire la macchina nella quale loro si possano riconoscere nella loro identità proprio sul proprio mercato. Andrea, in tanti parlano di sostenibilità, ma voi di fatto la fate senza dirlo, o meglio senza fare proclami, da molti anni. Sì, 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 posso dire che non so, c'è una data che io ricordo, il 2007, noi scegliemmo, senza avere nessun tipo di ambizione, di passare all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, e quindi da allora tutte le nostre produzioni hanno usato energia rinnovabile, anche se non era la scelta più economica, era la scelta che per noi rispettava un valore che in Rea c'è sempre stato. Carlo Maier, che mi ha preceduto in maniera in cui io non potrò mai avvicinarmi, era chiaramente l'ispiratore di questo mondo. Per lui la sostenibilità esisteva perché era la sua filosofia di vita, e noi oggi la stiamo portando avanti, convinti che si possa fare impresa in modo sostenibile, come tanti hanno detto, ma noi crediamo di poterlo già dimostrare, perché lo stiamo facendo con un grande rispetto per la dignità delle persone, per la qualità del lavoro, inteso non soltanto come produttività ma come capacità di creare un ambiente nel quale le persone vogliono lavorare e possono anche manifestare la loro creatività. Insomma, la mia idea è poter far diventare Rea un'azienda dove tutti vogliono venire a lavorare, insomma. È un
una bella idea. È un po' anche ciò che diceva un tempo Carlo Maier, e ti ringrazio per avermi dato l'assist per poterne parlare. Noi lo abbiamo intervistato in più di una occasione, abbiamo potuto apprezzare e ammirare le sue doti conoscitive di questa professione, del settore, e con un allargamento alla cultura in generale di cui era davvero un maestro. Nel frattempo, mentre noi parlavamo, loro avranno visionato una serie di immagini relative allo stand, alle macchine esposte, che sono tutte estremamente accattivanti, assolutamente moderne, particolarmente adatte al pubblico del vending e dell'Horeca. E allora, per tutti coloro che desiderano avere maggiori informazioni su queste macchine, sui concessionari, su come andare ad acquistare uno o più di questi modelli, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere senza alcun impegno per avere maggiori informazioni? È la domanda più complicata che potevi farmi. Spero di non sbagliare, è reavendors@reavendors.com. Vedo con piacere che era veramente complicato. Era complicato, se non avevo la suggeritrice non ce l'avrei fatta. Quindi ammetto la mia ignoranza in materia di No, la verità, cari amici, è che un amministratore delegato ha qualcosa come 501.788 cose a cui pensare al giorno. L'amministratore delegato c'ha troppi anni e lì il problema comincia a dimenticare le cose. Ma la verità è che invece di mandare una mail venite a trovarci, la nostra sede è sempre aperta a chi ha la curiosità anche di capire come noi facciamo le cose, quindi welcome a chiunque voglia approfittare dell'occasione. Andrea Pozzolini, il CEO di Rea Vendors, grazie. Grazie a tutti e grazie anche a te.